Ecco qua, siamo partiti. Salve a tutti. Eh, questo è un extra binario, un webinar straordinario su uno strumento interessante e qualche altra uh, utilità uh, che eh, potrà servirvi eh, non solo per lo storytelling ma anche eh, per uh, altre attività didattiche. Eh, quello che vorrei presentarvi è mh, Read, Write, Think e quindi eh, leggi, scrivi e pensa. Si tratta di un sito, eh, anzi di un vero e proprio ambiente eh, studiato per l'apprendimento eh, che è eh, però dedicato eh, alla comunicazione. È dedicato cioè a sviluppare negli studenti le capacità, le abilità e quindi direttamente anche le competenze relative alla lettura, alla scrittura e al pensiero, potremmo dire al pensiero critico. È free perché si tratta di un'associazione no profit quindi il eh, eh, risultato di una uh, precisa uh, politica open source potremmo dire. È molto facile da utilizzare e eh, offre eh, centinaia di strumenti e di risorse, eh, che, eh, tra cui anche tante applicazioni, per gli studenti, per gli insegnanti. Eh, diciamo che eh, eh, offre inoltre... Eh, tante eh, altre caratteristiche che lo rendono eh, particolarmente indicato per un utilizzo didattico, per esempio non richiede nessun tipo di registrazione né da parte degli studenti né degli insegnanti, potete usare tutto senza registrarvi, eh, poi gli strumenti e le risorse eh, sono classificati eh, per livello, per grado di istruzione, eh, sono ovviamente in inglese, ma poi vedremo che questa non è affatto una difficoltà, se non lo è per me, che ho rischiato anche di essere rimandato in inglese, eh, tantomeno oh, oh, lo sarà per voi. Um, Inoltre queste applicazioni rispondono a varie esigenze, abbiamo applicazioni per scrivere racconti, per analizzare racconti, per delineare personaggi, ma anche eh, per imparare a riassumere, eh, per imparare a strutturare un testo argomentativo, ad analizzarlo, quindi eh, eh, tantissimi obiettivi eh, che soddisfano tantissime esigenze. Eh, adesso vedremo anche come reperire eh, eh, le risorse che ci occorrono, eh, abbiamo inoltre anche progetti... Eh, di unità didattiche, dei moduli, o moduli di apprendimento, eh, 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 esempi, buone pratiche eh, e via dicendo. Eh, una caratteristica di Read Red Think, se cliccate qui, naturalmente vi ho già dato in descrizione del video, eh, quindi lo, vi accederete alla registrazione eh, quando la pubblicherò. Eh, eh, vi ho dato il link dicevo, a questa presentazione, se cliccate qui eh, comparirà eh, un mio eh, articolo articolo è troppo pretenzioso, diciamo una presentazione del Redrive Think eh, dedicata in particolare agli strumenti didattici ma che Illustra anche le caratteristiche eh, di, questa, eh, di questo ambiente. Andiamoci subito, eh, chiudiamo. Ecco, questa è la pagina principale. Eh, vedete che c'è un menu, eh, eh, la difficoltà è trovare quello che ci occorre. Dicevo, c'è un menu, eh, eh, qui abbiamo eh, delle eh, risorse per il dopo scuola e per le famiglie. Eh, qui abbiamo dei video, non lo conosco, è una sezione nuova. Eh, qui abbiamo risorse per l'aggiornamento professionale. Noi ci eh, concentreremo sulle eh, risorse per gli studenti, per la classe. Eh, eh, velocemente questi sono eh, progetti eh... Eh, Chiedo scusa, eh, progetti, unità didattiche, pianificazione di eh, lezioni. Eh, a noi interessano eh, le eh, applicazioni interattive eh, per gli studenti. Queste sono applicazioni mobile, per per, quindi per i dispositivi mobili. Eh, questi sono strumenti per gestire e eh, calendarizzare le attività. E questo è per la stampa di moduli. Ecco oh, come trovare ciò che eh, ci serve. Perché abbiamo ecco, premio solo per Kindergarten. Quindi abbiamo 474 risorse. Quindi, mh, eh, come si dice, insomma, che io chiamavo Asilo, ma adesso ha nomi più complicati. Eh, per il primo livello abbiamo 515 risorse e così via. Guardate quante risorse sono, veramente centinaia. Eh, beh, la prima cosa che possiamo fare è, per esempio, eh, utilizzare eh, questa, a, a, questo box di ricerca per parole chiave. Eh, se, per esempio, io voglio eh, um, Uh, strumenti per uh, supponiamo uh, uh, riassumere aiutare gli studenti a riassumere scriverò summarize mi pare me lo sono cercato prima avete sbagliato summarize Ah sì, non funziona e vedete mi, mi rende una 10 pagine e 181 risultati eh, ordinati, lo vedete qui, eh, in base a queste quattro voci di menu. Eh, a noi interessa, a, abbiamo detto, Classroom resource eh, che è, è, è questa e possiamo cliccare, ecco per esempio qui abbiamo mystery cube, serve per riassumere e eh, lo vedremo anche il mystery cube. Eh, questo è un modo per cercare eh, le nostre eh, risorse. Eh, andiamo a vedere eh, per esempio Mystery Cube, uh, abbiamo trovato supponiamo la risorsa che ci interessa come tutte le altre applicazioni che offre. Eh, che offre Write, eh, Read, Read, Think si tratta di una risorsa estremamente semplice, studiata eh, per non eh, disturbare, scusate la parola, eh, le attività didattiche, eh, cioè non dobbiamo eh, come dire, distogliere la nostra attenzione eh, da ciò che stiamo facendo eh, con i ragazzi o i bambini eh, o le ragazze e le bambine ehm, eh, per eh, studiare informatica, impratichirci, eh, aggiornarci eh, tecnicamente, perché si tratta veramente di strumenti semplici, la maggior parte di questi strumenti. Tra l'altro, possono essere anche sostituiti con strumenti analogici, eh, penna e carta, eh, mh, cosa eh, ci offre, oltre che all'applicazione che funziona purtroppo con Flash? Eh, eh, ci offre eh, eh, tutta una serie di informazioni. Per capirci qualcosa, dato che eh, noi non siamo nativi inglesi, clicchiamo col destro e scriviamo. Eh, scriviamo. Chiedo scusa, selezioniamo traduci in italiano. Ora, mh, tutti, ma proprio tutti i browser hanno questa funzione. Io sto usando Chrome eh, e vedete che tutto si chiarisce. Io qui ho la possibilità di andare a una panoramica di questa, uh, di questa applicazione. Il Mystery Cube Interattivo è stato cambiato in un nuovo formato, il Cube Creator. Riassumere le informazioni è un'importante attività di post. Ecco, questa forse è l'unica uh, parola tradotta male, che aiuta gli studenti a sintetizzare. Vedete che si capisce perfettamente, tranne qualche uh, parola incidentalmente uh, stramba, il resto è tutto molto. Chiaro. Poi ci vengono offerte delle lezioni molto interessanti, ordinate eh, per eh, grade. Eh, lì abbiamo eh, negli Stati Uniti 12 eh, gradi, eh, noi ne abbiamo 13. Quindi, classi quinta e sesta corrispondono alla nostra quinta elementare, alla prima media, ma si arriva fino a 11 e 12 che sarebbero le classi terminali eh, del, del triennio. Io dico ancora triennio, non due bienni e il monoennio finale. Uh, che orrore. Uh, per esempio, ognuno ha un monastero, uno studio di genere. Questi sono lavori fatti da colleghi statunitensi con i loro, con i loro studenti uh, che li hanno, uh, e poi li hanno documentati. Per condividerli eh, come pratiche da cui trarre eh, per così dire ispirazione. Eh, festeggia Halloween. L'attore Lois Duncan è nato in questa data, con pensione guidata, eccetera. eccetera. Vedete, andiamo a vedere nel classi 11 e 12. Anche qui ci propongono: eh, ci si vengono a proporre attività. Eh, queste sono le stesse. Eh, ah no, chiedo scusa: sono qui: eh, sviluppare la comprensione e la fluidità con testi audio. Il caso della storia poliziesca classica è bellissimo perché possiamo trarre ispirazione e eh, lo possiamo tradurre in italiano. <coughs> Bene, ehm, adesso oh, torniamo alla nostra presentazione e eh, eh, andiamo oh, avanti naturalmente vi ricordo che c'è un ritardo di 30 secondi circa tra quello che io dico e, e, e quando quello che io dico uh, arriva a voi bene, più esattamente pensiero critico e pensiero creativo strumenti di scrittura, lettura uh, per il pensiero critico e il pensiero creativo e quindi scrittura creativa poesia, uh, come prendere appunti abbiamo mh, degli, eh, dei simpatici strumenti molto semplici adatti anche ai, agli studenti più piccoli per insegnare a prendere appunti, come creare una storia, come realizzare un riassunto Uh, è inutile che io continui a leggere, sapete leggere anche voi, uh, eccetera, eccetera. Addirittura lo voglio segnalare uh, uh, come creare un AI, quindi uh, è molto carino, è molto divertente anche. Iniziamo subito con, Cug, con Cube, uh, Cube Creator. Uh, chiedo ancora a Venia per la mia pronuncia inglese. Qui avete un link a un video tutorial in italiano che mi pare ho fatto io. E qui abbiamo il link a Cube Creator. Uh, bene. Andiamo a su Cube Creator e vediamo come funziona. Ehm, clicchiamo su Get uh, Started. Ecco qua. Non possiamo ingrandire. Ah no, questo si ingrandisce per fortuna. Come vedete dobbiamo prima di tutto inserire il nostro, oh, il nostro nome. Ecco qua, modestia a parte. E poi abbiamo quattro possibilità. Eh, possiamo, eh, costruiremo dei cubi, l'output per così dire sarà eh, ciò che ci rende questa attività eh, un foglio stampato che noi possiamo piegare e trasformare in un cubo eh, oppure un documento PDF eh, che possiamo usare per creare la nostra storia. Questo strumento ci permette sia di costruire una storia. Biocube ci permette di costruire eh, la biografia di un personaggio della nostra storia, ma naturalmente anche la biografia di uno scrittore, di uno scienziato e così via. Eh, Mystery Cube ci permette. Eh, di eh, qui non possiamo purtroppo tradurre in inglese eh, eh, pianificare eh, eh, i passaggi di un racconto del mistero, di un racconto giallo eh, e così via, Story Cube invece è una storia eh, qualsiasi, non necessariamente appartenente al genere giallo horror, mentre qui possiamo creare il nostro proprio cubo eh, rispondente alle nostre esigenze. Eh, adesso vediamo cosa vuol dire. Iniziamo dal più semplice, il BioCube. Eh, vedete è molto carina anche la grafica. Qui possiamo selezionare eh, quello che ci interessa Iniziamo dal punto 1 il nome del personaggio. Io sto scrivendo di Pippo, eh, periodo di tempo eh, che ne so, la guerra di Troia. Eh. Eh, il posto è naturalmente la penisola anatolica. Facciamo i colti, non correggerò gli errori perché altrimenti non la finiamo più. Passiamo oltre personal background quali sono i più importanti eventi della vita di Pippo e qui scriverò gli eventi evento 1 è stato abbandonato dai genitori a un pastore evento 2 eh, incontra tre top model eh, con una mela eh, evento 3 si mangia la mela 4 eh, ehm, i tratti, le caratteristiche della personalità di Pippo ingenuo e invulnerabile perché la mamma l'ha immerso in un fiume eh, sto scrivendo malissimo perché sto parlando nel mentre eh, la invulnerabile in Mila in un fiume quando era piccolo tenendolo per le orecchie quindi le orecchie sono l'unica parte vulnerabile e così via eh, continuiamo a vedere ehm, che cosa ha, ha fatto di importante Pippo adesso qui non scriverò nulla ehm, eh, quali ostacoli si frappongono alla realizzazione degli obiettivi di Pippo eh, e cioè, qui scriveremo altre cose importanti citazioni, cosa, cosa ha detto Pippo caspita eia era sardo e via dicendo a questo punto diciamo che ho finito eh, eh, e clicco su poi potrete vedere nel video tutorial molto più semplicemente adesso voglio solo dimostrare col bio cube come funziona e che cosa ci rende andiamo su finish come vedete io ho la possibilità di salvare il risultato finale eh, in pdf eh, ehm, qui eh, appunto Uh, do un nome al file, clicco su save uh, e il file verrà salvato. Pippo save, ecco qua, e lo posso salvare, se non salverò. Uh, altrimenti posso stamparlo. Qui ho la mia stampante, stampo e come vedete lo ritaglio e lo trasformo in un cubo, un cubo che può essere manipolato, che ragazzi, i bambini, i ragazzi, ragazzi io l'ho fatto fare anche i studenti della terza liceo sui filosofi. No, chiedo scusa, questo non l'ho fatto ancora fare, lo devo ancora far fare, eh, eh, perché posso, anziché eh, un personaggio, oh, oh, inserire eh, le caratteristiche della filosofia di un autore, eh, eh, quindi lo posso manipolare, dicevo, i ragazzi se lo passano, eh, si passano i cubi dei diversi personaggi e così via. Io adesso annullerò. Eh, chiuderò eh, exit eh, eh, sono uscito accidenti e eh, eh, vi spiego un attimino oh, ho sbagliato il eh, cubo personalizzato ah devo scrivere un nome eh, oh, eh, omero oh, no vabbè cubo personalizzato ecco e qui posso eh, per esempio porre delle domande oppure costruire il mio cubo personalizzato individuare delle categorie eh, il pensiero sulla natura, eh, quindi E. Eh, Dell'autore che sto trattando, di cui prima ho fatto fare il biocube, eh, e poi eh, non so cosa pensa di Dio, eh, cosa pensa della conoscenza, eccetera, eccetera, e poi stamperò il tutto, quindi posso adattarlo alle mie esigenze. Ecco questo è, è come avete potuto vedere, Cube Creator, è veramente carino. Come vi sarete resi conto, poi si tratta di una procedura guidata che ci aiuta a costruire eh, e organizzare un determinato discorso biografico. Eh, narrativo eh, eccetera eh, e che si può adattare grazie al cubo eh, personalizzabile eh, a tutte le esigenze anche esigenze non assolutamente narrative o letterarie o umanistiche eh, bene, eh, chiudiamo torniamo alla nostra presentazione e andiamo eh, avanti non spaventatevi non <ride> immagino sarete rimasti orripilati da questa vista del, del grafico di eh, Dillingham Haller eh, la rappresentazione visuale di una storia di cui, eh, con cui vi ho tanto annunciato all'ultimo webinar è solo per farvi capire che quello che andremo a vedere adesso è ispirato eh, proprio a questo schema a tre atti di Aristotelica Memoria eh, eh, esistono due versioni una per bambini più piccoli eh, e una eh, qui avete il video tutorial e una per studenti più grandi non c'è il video tutorial ma insomma, funzionano allo stesso modo qui siamo proprio nell'ambito la telecamera è quella webcam qui, nell'ambito della narrazione. Eh, è uno strumento per o costruire e creare una storia o per analizzare una storia che si è letto. Anche questo, come vi renderete conto, lo possiamo sostituire eh, con la LIM, con la, la carta eh, e la penna, con strumenti analogici o digitali eh, di altro tipo. Potremmo costruire una serie di slide ispirata a questa procedura guidata. Eh, andiamo a vedere... Eh, oddio non ho messo il link uh, story map andiamo a vedere story map lo cerchiamo tanto no. story map vedete compare subito no, aspettate questo forse è un'altra cosa chiedo scusa per eh, aggiungere il link allora schiamo read read think Story map. ecco questo dovrebbe apparire vi chiedo ancora scusa vediamo se è questo sì, è questo. Questo purtroppo vedete, rimane piccino, quindi mh, purtroppo la vostra visione non sarà a granché. Eh, eh, scriviamo titolo, Pippo come sempre, eh, by Omero naturalmente, e andiamo a definire. Eh, questa è la mappa del personaggio, più o meno l'abbiamo visto come funziona, la mappa del conflitto. Eh, chiedo scusa, torno un attimo indietro, vado su Edit. No, non si tratta di edit. Clicchiamo su, uh, sulla uh, tab, su questa etichetta per chiudere. Uh, vabbè, uh, qui come vedete mi compare una domanda, è una procedura guidata. In cosa consiste il conflitto? Uh, e qui vi si danno dei suggerimenti, un'altra persona, una cosa, um, uh, una sfida, un'aspirazione del personaggio. E qui io scriverò il conflitto. Pippo non sa a chi dare la mela. Clicchiamo. Uh, enter, invio e compare una seconda domanda uh, perché uh, si ha questo conflitto perché tre top model litigano su chi è la più bella eccetera eccetera vediamo ancora Abrizio Corona uh, posso vedete passare adesso alla resolution map per esempio la setting map andiamo alla setting map la setting map mi dà la location per così dire place uh, le colline bella trovare, che adesso non lo rifaremo a tutte, possiamo, l'avete già visto, stampare una di queste mappe o tutte e quattro, se le abbiamo preparate tutte e quattro e così via. Adesso chiudo e torniamo uh, alla nostra presentazione. Vi dicevo che qui abbiamo per gli studenti delle superiori una drama map, si chiama, un po' più complessa. Andiamo avanti, questo è il plot diagram, siamo sempre lì, è sempre Aristotele, eh, sono sempre Dillingham e Haller, anzi Haller e Dillingham, eccetera, eccetera. Eh, vi sono due versioni, una è ispirata all'Hero's all all Journey, al viaggio dell'eroe, e una uh, uh, alla, allo schema a tre atti. Clicchiamo su Plot Dialog, questa ve la faccio vedere perché presenta qualche leggera differenza, mi scuso ancora una volta, io non posso ingrandire purtroppo, e quindi dovrete accontentare, vedete se clicco qui, anche se faccio CTRL più, ah no, si può ingrandire, meraviglioso. Allora, eh, titolo, eh, Pippo e eh, Belen, by Omero, scusate adesso sto sfruttando questo esempio, next. Quindi passiamo oltre, quindi come vedete, questo non lo posso vedete, tradurre, anche se il metodo traduce in italiano, non me lo traduce perché è flash. E quindi, amen. <coughs> Dunque, eh, qui ho uno strumento per editare, posso cambiare il titolo, clicchiamo per chiudere, ho, ho un aiutino, qui mi spiega cos'è il plot diagram, come vedete, insomma più o meno è quello di cui abbiamo già parlato, qui mi dà dei consigli, vedete cita anche lui Aristotele, eh, bla bla bla, eh, e poi questo eh, è per stampare, quindi chiudiamo adesso. Allora, eh, come vedete, questo è l'esordio, eh, la parte centrale è... Ehm, la fine, io posso anche utilizzare un altro schema più, più propiano. Eh? E quindi eh, l'esposizione, eh, poi la tensione sale fino ad arrivare a un climax e poi lo scioglimento fino alla risoluzione finale dell'azione. Allora, inseriamo i nostri eventi, li discutiamo con gli studenti o ciascun gruppo di studenti eh, discute eh, eh, perché abbiamo letto una storia e dobbiamo eh, vedere eh, cosa succede nell'esposizione. Pippo e le pecore scrivo di Pippo che sta sul colle bla 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 dopo che i genitori l'hanno abbandonato terminato di descrivere prendo questo, uh, questo rettangolino viola e lo trascino qui poi il secondo evento uh, le tre top e qui parlo delle tre top model che litigano della mela uh, poi uh, Pippo e Belen poi la vendetta di Fabrizio Fabrizio non ci sta perché i caratteri sono limitati e finalmente il duello tra Pippo e Fabrizio Corona Posso spostare, vedete. Posso anche eh, sviluppare magari la storia è eh, eh, così, cioè c'è eh, una, eh, una fase, la fase eh, che va dall'esposizione, quindi la fase in cui la tensione sta, in cui l'intreccio si infettisce, in cui ci sono le varie prove per i pezzi, è più lunga e quindi vedete posso inclinare un po' il mio plot diagram. Ok, e poi continuerò così. Stampa. Uh, print e anche qui vedete posso stampare o oh, naturalmente qui non, non mi sembra che offra uh, qui non ho scritto niente ovviamente perché non abbiamo scritto niente uh, um, posso anche uh, modificare questo lo saprete fare io lo faccio vedere lo stesso salvarlo come pdf quindi basta cliccare su modifica uh, salva come pdf e me lo salvo nel mio disco rigido adesso chiaramente io annullerò Bene, questo era mh, Plot Diagram, eh, eh, come avete visto è, è molto carino, è molto interessante, eh, possiamo vedere poi eh, altre cose, eh, torniamo oh, alla home, ecco qui, vedete che posso cercare, ve l'ho fatto notare prima, anche per livello, ecco perché a me interessano i livelli più alti perché insegno al liceo, più alti semplicemente in termini anagrafici per carità, è livello 12 <coughs> e qui mi offre tutta una serie di eh, strumenti per l'aggiornamento, risorse per la classe eccetera eccetera, altrimenti eh, posso cercare, ma insomma abbastanza chiaro, no? eh, per tipologie, eh, vedete qui mh, eh, mobile apps ne ho 13, eh, applicazioni eh, per studenti ne ho, ho varie. Eh, Creare una poesia, uh, un acrostico, uh, organizza organizzazione alfabetica, c'è anche un video qui, Biocube, uh, copertine per il CD e il DVD, uh, Circle Plot Diagram, l'altro di cui vi ho detto. Uh, creare fumetti, uh, qui serve m, analogie e differenze all'interno di, uh, di una tematica, anche questo è molto bello, è molto bello creare m, 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 parole crociate, eh, veramente. Guardate, poi lo esplorate da soli, eh, vi ricordo appunto eh, per arrivare a questo dovete andare eh, su oh, cancelliamo adesso questo criterio di ricerca perché possiamo anche combinarli dovete andare su eh, eh, dunque livello eh, eh, ecco ecco questo eh, student interactivity vedi per organizzare e riassumere eh, per eh, esaminare more eh, per scrivere e pubblicare per apprendere i linguaggi eh, scegliete quello che più vi interessa ed, esplor ed esplorate Bene, eh, chiarita anche questi ulteriori strumenti di ricerca, perché ovviamente essendoci tante risorse il problema è appunto quello di eh, riuscire a m, trovare quello che vogliamo. Eh, andiamo, continuiamo la, la nostra passeggiata, anche qui eh, non spaventatevi, è perché eh, adesso abbiamo un piccolo strumento che è ispirato al viaggio dell'eroe di Campbell, eh, qui c'è una recensione eh, di Rock Journey eh, eh, che vi potete leggere eh, e c'è anche un video tutorial. Ah, no, non l'avevo ancora fatto il video, il video tutorial, quindi andiamo a vedere i giorno. Giorni, spero si pronunci così. Vedete, è sempre uguale. Possiamo anche naturalmente esplorare. Eh, vedete, attività qui, soprattutto eh, per i ragazzi più grandi. Eh, andiamo eh, a vedere come funziona. OK, nome Omero, titolo Pippo. Partiamo e qui c'è tutta una spiegazione eh, quella che io vi ho fatto eh, sul viaggio dell'eroe eh, dai un nome e descrivi il tuo eroe e quindi pippo e descrivo il mio eroe scusate, vedete eh, questa è l'introduzione adesso non mi ricordo come facevo ad andare avanti la cosa bella è che ho pure fatto la... No, boh, vediamo facciamo enter, non funziona introduction eh, è quello che abbiamo visto prima eh, info no andiamo a pescarlo dove è andato a finire ora non ricordo sarà questo preview si sì, è questo scusatemi ecco qua il nome dell'errore è pippo la nascita inusuale, che è una caratteristica che Campbell mette in evidenza, gli eroi hanno sempre eh, problemi alla nascita, vengono abbandonati e il padre non si sa chi sia, eccetera. In pratica, vi fa vedere eh, eh, le fasi eh, del viaggio dell'eroe e di. Eh, di Campbell Vogler, eh, l'aiuto sovranaturale, il talismano. Anche qui non fa tradurre purtroppo, eh, però insomma le conoscete e, e, e ve le potete vedere eh, nella mia uh, nella presentazione eh, del. del del webinar che, ho a, eh, eh, che avete a vostra disposizione, la trovate anche sulla mappa attraversamento della soglia, eccetera, eccetera. Alla fine stamperò questo. Naturalmente, io posso semplicemente evitare tutto questo. Eh, prendere eh, eh, le, le, le fasi, le 12 fasi. Eh, che le riduce a, a 12 Vogler e eh, proporle agli studenti con un foglio Word ma, o magari Google Drive <coughs> condiviso con i miei studenti in modo che tutti da casa possano scrivere una di queste 12 sezioni. Perché li ho divisi, sono 24, li ho divisi in 12 gruppi, una sezione. Dopo aver naturalmente ideato un plot, una trama insomma condivisa, altrimenti ognuno scrive eh, qualcosa di differente dall'altro e non ci mettiamo d'accordo, non ci capiamo. Eh, eh, bene, mh, torniamo ancora una volta alla nostra presentazione e eh, penso eh, eh, di avervi mostrato questi strumenti che sono strumenti molto semplici, cioè io qui eh, insisto, eh, eh, io eh, non ho il tempo, mi piacerebbe tanto e ogni tanto cerco di farlo, di imparare Edmondo eh, o di imparare eh, quell'altro di cui non mi viene mai il nome o di imparare a usare bene la realtà aumentata e quindi i codici QR. Naturalmente qualche volta ci provo, però mh, sono progetti molto impegnativi. Spesso io invece preferisco usare questi strumenti, che sono piccoli strumenti alla portata mia eh, e dei miei studenti, eh, che riesco proprio per la loro semplicità ad adattare a qualsiasi situazione. Eh, è un passo piccolo, ma come dicevo l'altra volta, l'Auzeo o l'Auzu, a seconda della, del sistema di trascrizione, eh, anche il più lungo dei viaggi, eh, eh, comincia da un primo passo. Eh, eh, bene, mh, eh, voglio ora presentarvi eh, una, una, uno strumento, eh, quindi andiamo oltre Rewrite Think, vi invito ad esplorarlo, anche perché si fa tardino, eh, siamo già un'ora, eh, velocemente la razzo di Baillet. Eh, la razzo di Baillet è una razzo che risale al 1070, ordinato da Odone di Baillet, vescovo di Baillet, fratello di Guglielmo il Conquistatore, eh, eh, per festeggiare mh, la vittoria dei normanni anni sui sassoni nella battaglia di Hastings del 66. Eh, qui avete eh, anche um, il, um, un articolo che vi racconta di questo arazzo, eh, c'è anche un video animato dell'arazzo di Baillet che è il di 70 metri mi pare ci sono uh, una no 190 animali 70 prima l'ho letto mi sono già dimenticato le cifre 70 personaggi uh, che, ci sono oggetti ci sono uh, scenari ci sono navi ci sono uh, um, castelli uh, quindi um, è un fumetto perché poi ci sono frasi in latino è forse il primo fumetto uh, Uh, almeno uh, di cui noi abbiamo traccia del, del nostro mondo, della nostra uh, civiltà uh, europea. Uh, andiamo. <coughs> Chiedo scusa. andiamo a vedere. Eh, eh, questo eh, strumento semplice semplice molto elementare per eh, costruire eh, come dice il termine eh, fumetti storie storiche eh, come vedete è molto basilare primitivo eccetera c'è un video tutorial eh, che vi spiega come fare per questo vi mostrerò come prendo trascino un personaggio eh, lo ruoto Uh, lo, lo allungo, uh, lo ridimensiono, uh, questo ecco, questo è la colla, ah mi hai colpito maledetto, uh, qui clicco e, e posso scrivere, ai ai ai, uh, posso cambiare il colore, oh, oh. Uh, no scusate, devo basta fare così per cambiare il colore. Uh, Posso uh, aggiungere uno scenario, andiamo per ordine, qui posso aggiungere un animale, cip cip, eh, qui abbiamo uh, palazzi, eh, ecco qui eh, una casa in primo piano, quindi la facciamo più grande, eh, eh, questo è, 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 è dietro la casa, eh, in cima al tetto, è salito in cima al tetto, vuole colpire perché ha fame questo uccello, eh, persone, ecco qui c'era da qualche parte il re, eccolo qui. Io sono il re, possiamo fargli dire. Uh, finitela che non riesco a dormire. E così via, insomma, navi. Abbiamo di tutto. Possiamo, uh, se vado un po' più giù, lo vedete anche voi, aggiungere pagine. Vedete, aggiungo qui, ho una sola pagina. Clicco qui, miracolo, due pagine. Possiamo uh, inserire uno sfondo. La cosa carina è che questi ragazzi, erano due ragazzi tedeschi, mi pare, ma questo vent'anni fa l'hanno fatto, adesso l'hanno rifatto e adattato al Web 2.0, hanno, come vi sarete resi conto, eh, preso e ritagliato per così dire eh, le immagini eh, presenti nell'arazzo e noi possiamo costruire una storia ambientata nel Medioevo con queste immagini, salvarla, scaricarla e così via. È passata eh, un'ora. Io eh, continuo eh, terminando con l'ultima diapositiva. Eh, è una utility, eh, voi direte, ma che diavolo è questa roba? Cosa c'entra? Eh, questa è eh, una slide che sto preparando per l'incontro che avremo la settimana prossima. No, sì, dico bene, la settimana prossima a Lucca, eh, sabato, chiedo scusa. Eh, io non sono un grafico eh, e quindi ho dei problemi quando devo costruire una palette di colori, cioè scegliere i colori per il testo, per lo sfondo, per questo riquadro, eh, per quest'altro quadrato che ho sovrapposto all'immagine. Eh, ho dei problemi, non so bene come abbinare i colori. Sì, so le basi eh, della teoria dei colori, quindi i colori eh, primari, secondari, i colori complementari e tutte queste cose, però insomma ho difficoltà. Eh, ecco, una possibilità può essere, eh, come ho fatto io, qui che è bello brutta che sia almeno la palette dei colori è decente eh, cioè i colori sono congruenti sono coerenti eh, organici è quella di usare eh, un piccolo strumento eh, che vi mostrerò brevemente e poi chiudiamo eh, perché può servirvi per esempio per suggeri da suggerire agli studenti per costruire un poster io adesso ho dato un poster di filosofia da fare ai ragazzi come eh, penso di avervi anche detto eh, e vediamo subito io qui ho Oddio, ho sbagliato. Io qui ho, ho cerco adesso questa immagine. Eh, ecco qui. Dovrei un attimo solo, eh, ho un sacco di immagini, ma sono tutte ordinatissime, temi, eh, collaborazione eh, mi pare fosse questa. Ecco. Adesso andiamo alla eh, mh, avete il link, eh, o ve lo darò, si chiama eh, Canva. Color, generator, palette. Eccolo qui. Ok, guardate cosa succede adesso. Io ho bisogno di una palette di colori. Ho questa immagine, la prendo, la trascino qui oppure la carico al solito modo e lui, miracolo, mi crea una palette di colori. Questi sono i colori eh, dominanti di questa immagine. Eh, è molto elementare, ci sono programmi simili più sofisticati, ma questo è basico, ci basta, è semplice, è facile. Supponiamo che io voglia utilizzare questo, che immagino sia preso da queste parti, copy Perché copi? Perché poi vado qui e, per esempio, voglio cambiare lo sfondo di questa cosa rendendolo analogo a questo colore, questo strumento, colore personalizzato, ho copiato il codice esadecimale. Eh, vedete ho ottenuto questo risultato e eh, mi sa che ce lo lascio pure ecco vedete può essere utile soprattutto per un poster ma come vedete anche in questo caso per una presentazione in cui racconto una storia eh, per un fumetto e per tante altre cose eh, eh, bene mh, una uh, uh, cosa molto carina è flipboard io sono già logato eh, eh, guardate che carino qui Andiamo per esempio in... Questi sono uh, magazine che ho creato io, narrazione digitale. Adesso vi faccio vedere l'aspetto che ha. Copertina, scorro. E questi sono tante risorse, ci sono articoli, ci sono video, come potete vedere, eh, mappe, eh, testi di ogni tipo, webinar, eccetera, eccetera, tutti su questo tema. Eh, come funziona? Le ho fatto io? No, io non faccio assolutamente nulla, io mi registro, creo questa rivista, è molto semplice, e poi eh, premendo questo tasto, eh, dove lo trovo, flip it, eh, lo aggiungo automaticamente a questa rubrica. È uno strumento per la cura dei contenuti. Eh, supponiamo che voi non abbiate Tempo ancora di crearvi un vostro blog un blog di classe e volete raccogliere eh, tutti i lavori dei ragazzi in un ambiente potete usare questo anche se non è l'uso primario per cui è stato pensato vi create classe quinta c eh, però dovete aver pubblicato online le robe naturalmente eh, le cose e poi eh, cliccate su flip it qui mettete il link e cliccate su flip e automaticamente viene pubblicato l'uso proprio è io mi imbatto in, un, in qualcosa di interessante prima mi stavo ripassando un po' di teoria dei colori eh, questo mi interessa, è veramente brutto, è molto più bello que questo ecco eh, una palette dei colori eh, lo voglio salvare nella mia uh, rivista, clicco su flip Scelgo la rivista e lo salvo, e il risultato è quella eh, bella rivista, così ben impaginata, così carina, così interessante, che posso facilmente condividere con i miei studenti. Eh, molto semplice, basta registrarsi. E poi eh, vi ho mostrato anche come si può, in due modi diversi, eh, inserire materiale eh, su Flipboard. Guardate, veramente eh, molto, molto bella la resa. Ovviamente, poi cliccando qui, posso anche aggiungere dei commenti. Perché, se presento lavori dei miei alunni, qui posso scrivere: Questo lavoro è stato svolto tra gennaio e febbraio in occasione del bla bla bla. Hanno partecipato gli studenti della e gli studenti della. Eh, posso inserire cioè anche commenti eh, che diventano delle didascalie. Commento dell'immagine. Poi clicco e eh, vedete, si apre. Sì, lo so, la privacy e tutte queste storie, eh, certo, sono problemi anche quelli. Eh, però lo potete usare per la cura dei contenuti, per raccogliere, come faccio io, materiali su un tema che state affrontando e così via. Bene, io non ho manco guardato cosa succede nella dashboard, vi scu mi scuso, eh, Daniela eh, è arrivata, eh, spero che vi possa essere interessato, avrete eh, quasi subito a disposizione la mh, registrazione di questo, uh, di questo webinar, forse ho corso troppo, ma voglio ricordarvi che tutte le risorse che vi ho mostrato le trovate qui. Eh, per esempio se andate qui su ambienti di apprendimento trovate Drive Think e trovate tutte le cose, eh, compresi link, video tutorial eccetera, di cui vi ho eh, parlato. Potete anzi esplorare, perché io qui in questi due articoli propongo eh, circa eh, una dozzina di applicazioni di Rewrite Think e potete eh, esaminare tutte queste cose. Eh, vi farò poi prossimamente vedere eh, eh, come cercare immagini eh, gratuite che... Più che gratuite sono immagini libere da diritti d'autore, eh, icone, fl flat icon, eh, suoni gratuiti e mh, appunto utilizzabili in modo legittimo. Uh, comunque eh, ricordate, in questa mappa eh, trovate, trovate tutto uh, è faticoso esplorarla, è per questo che ho voluto fare questo extra binar. Magari quasi tutto quello che ho detto lo trovate lì in un video, in un articolo, uh, però era adesso per segnalarvi in relazione al nostro argomento, il fumetto, la narrazione, eh, segnalarvi alcune risorse che a me sembrano interessanti. Eh, bene, mh, vi saluto, vado a prendere il bimbo, che purtroppo gradisce eccezionalmente il calcio e non qualche sport più classico come la lotta greco-romana o, o il pugilato, la corsa sulle bighe eh, e quindi eh, vi, devo, eh, vi devo proprio lasciare mm, fermo la registrazione un attimo ecco qua adesso posso parlare in modo un po' più tranquillo perché non sto registrando um, ci vediamo dunque non ci sarà il webinar uh, um, a alla settimana prossima, sto preparando la presentazione. Ci dobbiamo vedere a Lucca. Eh, faremo, ci sarà una specie di convegno, da quel che ho capito, e poi potremo forse esercitarci eh, su qualche attività anche collaborativa. Adesso pensavo a usare Google Maps insieme oppure a, usare, a, a farvi vedere un po' come funziona lo screencast. Insomma, vedremo le. le, 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 le le possibilità che avremo parlerò con Paolo eh, anche se io ho già preparato un, un bel intervento un, bello, un bel polpettone eh, vi prego di eh, entrare su Edmodo mettete mi piace fate domande eh, eh, e così via oh mi dispiace Federica non ci potrà essere eh, mi dispiace mi dispiace proprio tanto eh, eh, dicevo usate modo, fate domande o, o, se, o se voi avete, conoscete qualche risorsa perché ho visto che sono molti di voi sono eh, almeno quelli che hanno pubblicato il diario che sono ancora pochi ai, ai, ai eh, siete qui eh, eh, se avete suggerimenti risorse interessanti conoscete applicazioni eh, che non ci sono nella mappa accidenti ditemelo così eh, in, impariamo eh, anche noi altri e condividiamo intelligenza collettiva eh, bene eh, eh, vi ringrazio oh, di nuovo. Oh, adesso chiudo proprio anche la trasmissione. Eh, ci vediamo in presenza in 3D <ride> a Lucca. <ride> Arrivederci ancora.